Sì, buongiorno, benvenuti ancora una volta a una conferenza di presentazione. Oggi andiamo a presentare Manuel Iturra, centrocampista centrale che abbiamo prelevato a titolo definitivo dal Granada con un contratto di un anno e opzione per un secondo anno. È un giocatore che riteniamo ci potrà dare una grandissima mano perché è dell'84, ha una grandissima esperienza alle spalle, ha già racimolato più di 200 partite ad altissimo livello, ha giocato in Libertadores, in Coppa del Re, in Champions League, oltre che nel massimo campionato spagnolo-cileno e ovviamente adesso andiamo a cominciare questa avventura insieme. Ecco, quindi per me è tutto e lascio Manuel a disposizione per le vostre domande. Ciao Manuel. Hola, ¿qué tal? Hola. Stefano Giovanpietro, Udinese Channel. Ti volevo chiedere perché è maturata questa scelta di venire in Italia a cambiare campionato. Bueno, desde el primer momento que se me surgió esta posibilidad de venir aquí, no lo pensé dos veces. Yo soy un jugador que necesita desafíos continuos y esto me pareció un gran reto. Así que estoy muy motivado para poder jugar lo antes posible y con unas ganas enormes de poder demostrar lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Io ho bisogno di sfide continue e sicuramente questa è una buona opportunità per crescere e per migliorare nella mia carriera. Buongiorno signore, signor Buongiorno. Gomirato Gazzettino. Le tue caratteristiche, si dice che sei un giocatore che gioca basso, che gioca da centrale basso, che gioca da mezzala, eccetera, eccetera. Dica lui quali sono, si presenti, io sono il signor Manuel Iturra, gioco in questa maniera. Sí, tus características como jugador. Ya dicen que puedes jugar en varias posiciones, pero puedes presentarte y decir cuál es tu carácter, Sí, efectivamente. A lo largo de mi carrera he jugado en muchas posiciones. La que más me gusta es la de volante central, la que juega por el delante de la defensa. Y bueno, soy un jugador que soy muy agresivo, me considero un jugador bastante táctico y que trata de jugar siempre el balón al pie del compañero. Sicuramente mi vengono attribuiti vari ruoli. Quello che più mi piace è il volante centrale, in quanto io sono comunque un giocatore molto aggressivo e cerco comunque di dare un aiuto alla difesa. Volante centrale ovviamente davanti alla difesa, quello basso. ¿Diciendo lo que yo estoy diciendo o está diciendo otra Sí, cosa? no, no, No te imaginas. No, soy un volante ofensivo, que hace muchos goles. no. No, Hola. Hola Manuel, Stefano Martorano, Messaggero Veneto. E ti chiedo che le tue prime impressioni sulla squadra, perché hai fatto già degli allenamenti in gruppo e vorrei capire da te, così, se hai già maturato un piccolo feeling con l'allenatore, le sue richieste, insomma, come le vedi, se è un compito per te. Possibile, anche perché in Italia è un calcio molto diverso quello spagnolo. Piensas que te hiciste una idea más o menos cómo has podido empezar a ver el entrenador, a estar un poquito con el equipo. Quieren saber qué idea te hiciste, porque en Italia el campeonato es diferente. Sí, bueno, he estado poco con mis compañeros en el campo de juego, más he estado concentrado. Sono stato poco comunque sul campo, ovviamente sono stato in ritiro, quindi non ho avuto molto modo. Pero por lo que puedo ver, siempre hay una mezcla muy buena de experiencia con gente joven que quiere triunfar aquí en Europa. Quello che posso vedere è che sicuramente ci sono molti giovani che vogliono emergere e appunto essendo qui in Europa lo che idea ti esiste dell'equipo e del
y jugadores con mucha mucha calidad, con ganas de venir a triunfar, como he dicho antes. Y giocatori con molta qualità e con la voglia sicuramente di emergere, come ho detto prima. Nicola Angeli, Udine Today. Hola Manuel. Hola. Te darás cuenta que aquí cuando se habla de jugadores pocas veces se habla de calidad. Si puedes decirnos quiénes son entre tus compañeros, lo que has visto hasta hoy, los que llevan más calidad. Y una segunda pregunta, si piensas, considerando que la Serie A es más seguida que en Chile, más seguida que la Liga, un poquito más, si con esta posibilidad puedes volver a La Roja o hasta cuándo se quedará San Paolo en el banquillo, es imposible. Gli ho chiesto chi sono i giocatori che hanno più qualità e se può tornare in nazionale o fino a quando ci sarà l'attuale commissario tecnico la vede come impossibile. Sì, bueno, creo que aquí hay bastantes jugadores de calidad. No tendría que yo decirlo. Qui ci sono molti giocatori di qualità, non sono io a dirlo. Non sono io qui a dire chi sono i migliori. Sì, por algo están aquí. En cuanto a, obviamente la Serie A es más vista en Chile porque hay mucho más chilenos jugando aquí en la Liga, entonces yo también creo que esto es un paso adelante en mi carrera, es un equipo creo que más importante que Granada y eso obviamente me va a ayudar a lo mejor a tener una vitrina mayor. Maggiore rispetto ad essere appunto a Granada. E ci sono molti giocatori in Italia cileni e quindi questo è un grande modo per farmi vedere. Sì, e in quanto alla selezione, pues opino, te rispondo con la misma pregunta che mi has hecho. Io credo che mientras esté el entrenador, tengo muy difícil las puertas de la selección porque. Credo che di non avere molto spazio in nazionale. Perché he tenido grandi momenti a livello individuale e pues in nessun momento he sido convocato a ningún partito, entonces ya praticamente no me hago ilusión con ir a la selección. Sì, perché ho avuto molti momenti in cui sono emerso, però comunque non sono stato convocato e pertanto non mi illudo di essere nella rosa della nazionale. Tu già fuiste in nazionale? Sì. Sì. Dino Castaldo, Calcio Friuli Venezia Giulia. Lei è molto aggressivo, è un giocatore aggressivo, si è definito così, è così, gioca davanti alla difesa, teoricamente al posto di Allan, è bravo nei contrasti, molto bravo, però ha giocato al Watford, lei sa che gli arbitri italiani non sono come quelli inglesi, lasciano correre. Lei dovrà stare molto attento alle munizioni e alle espulsioni. Ah, vale, ha detto che tu eri un po' aggressivo e che ti gusta ir adelante. Sì, Granada, scusa. Sì, però ya aquí no estamos en Granada, aquí los referees son más selectivos, son muy respetuosos. Sí, lo sé. Lo sé que no estoy ahí, que es otra liga, por eso te digo que tengo que aprender. A pesar de eso, creo que he mejorado mucho en esa actitud últimamente. Creo que no me muestran ya tantas tarjetas. Sí, so que seguramente es un otro campeonato. Sono migliorato molto, pero espero di non avere molti cartellini. Una curiosità, lei ha chiamato il Colocho, Riccio, per quale ragione? Sí, sí. Me llaman Colocho porque cuando yo estaba en la juvenil, yo siempre tengo el pelo crespo, lo que pasa es que ahora fui a la peluquería. Porque en el sector juvenil lo llamaban así porque appunto lui normalmente ha il capello riccio. Al momento è stato dal parrucchiere, quindi ha fatto un trattamento, però normalmente ha il capello riccio. E quindi lo chiamavano così, con questo soprannome. Ciao, buongiorno, Monica Valentino di Mondo Udinese. Ti volevo chiedere, i tuoi connazionali qua hanno fatto molto bene, li conoscerai, Islay Sanchez di Ultimi Pizarro prima. Gli hai parlato? Ti hanno detto qualcosa? Li conosci innanzitutto?
Yeah, sí, tus compañeros que pasaron aquí, que son Pizarro, Alexis, Isla, jugaron aquí. ¿Ya has podido hablar con ellos? No, la verdad que no, como no voy a la selección, no tengo mucho contacto con mis compañeros. Come non sono convocato in nazionale, non ho molti contatti con loro. Así que por lo tanto no han podido hablar conmigo. E quindi non ho potuto parlare con loro. Ciao, Simonetta d'Este, Mediaset Premium, sono qui. Volevo chiederti se sei arrivato per colmare il vuoto lasciato da Allan. Quali sono i tuoi obiettivi? Che cosa pensi di poter dare all'Udinese proprio dovendo sostituire un giocatore che è stato così importante in questi anni per l'Udinese? Sì, te convocaron, estás aquí para llenar la posizione di Allan. Che te parece, como es un jugador que ha sido un jugador muy importante aquí, cómo te sientes? Me siento bien, yo estoy muy contento de estar aquí, eso siempre es un desafío, por eso dije, es un desafío para mí. Para mí es una sfida, yo sono contento de estar aquí. Espero poder rendir de la mejor manera, tratar de ganarme la confianza de mis compañeros y del entrenador. Yo espero de guadagnarmi la fiducia del entrenador y de mis compañeros. Y por eso, imagínate, vengo solo con un año y otro con opción, entonces depende del rendimiento que tenga. Yo sono qui un anno con opción por un altro. Con opción per un anno y quindi entonces va a depender de cómo juegue para poder seguir aquí en el club o en otra parte. Sí, quindi dipenderà da come giocherò e quindi se continuare qui con l'Udinese o altrimenti se andare in un'altra società. Prima hai detto dove la posizione nella quale ti piace giocare di più, invece ti chiedo in maniera molto umile di così delineare i tuoi punti di forza. Ti chiedo se ti consideri un giocatore più propenso alla fase di costruzione o all'interdizione, se ti reputi un giocatore veloce anche di testa. Sì, antes desiste tus características, ahora quieres saber tus puntos de fuerza. Si eres un jugador agresivo, pero también piensas si piensas que puede construir acciones o puede apoyar o crear situaciones. Sí, claro que sí, claro que puedo ayudar al equipo a crear situaciones. Sicuramente posso aiutare la squadra a creare delle azioni e delle situazioni. Creo que los últimos años en España he mejorado mucho esa característica. Negli ultimi anni ho migliorato molto questa caratteristica in Spagna. Así que espero poder ponerla en práctica aquí. E spero di poterla attualizzare qui all'Udinese. Buongiorno. Nel Granada con te giocava Murillo, un bel giocatore, no? I tifosi dell'Inter vogliono sapere, ma è veramente bravo questo Murillo? Può fare il salto di qualità all'Inter, che lo scorso anno aveva una difesa un po' mal ridotta? Perché tu non sei convinto, Guido? Perché tu non sei convinto? Di cosa? Delle qualità di Murillo, dico, hai dei dubbi per questo? No, per me è bravo, ma vorrei che non mi senta. Lui l'ha visto, ha giocato per un anno o due, quindi Murillo è bravo o no? Sì, molto buon giocatore. Dì ai tifosi dell'Inter. è un buon giocatore. Sì, molto buon giocatore. Aggressivo, molto forte nel gioco aereo e gioca molto bene anche con la bola, con la pala. Sì, è un grandissimo giocatore, gioca molto bene. E È forte di testa, sì. Io vorrei sapere che cosa conoscevi già dell'Udinese e se magari già avevi dei nomi di compagni che erano arrivati fino a Granada, che conoscevi già e che quindi hai trovato qui. Ah sì, ya conocías antes l'Udinese, ya che sabes dell'Udinese a través de tus compañeros ahí en Granada que estuvieron aquí. Sì, no, sempre me hablaron muy bien del club. Mi han sempre parlato bene della società. Sì, nunca, por eso nunca dudé en venir aquí. Per questo non ho avuto alcun dubbio nel venire qui. Tanto a livello di infrastruttura, a livello di entrenador e a todo nivel, la verdad. Sì, a livello societario, a livello di allenatore, sotto qualsiasi punto di vista.
Ma non conosceva nessuno di giocatori, ha sentito parlare nessuno di giocatori? Sono qui. Sì, ovvio, io sono un fanatico del football, así que... In Granada, i giocatori che giocarono qui e estuvieron in Granada. Ah, per esempio, sì, es que hay muchos jugadores que son aquí de Udinese y que están cedidos ahí, como, no sé, Coef, Sissoko, no sé qué más. No, pero dice el jugador de Udinese, actual, que lui conoce. Los jugadores de Udinese que tú ya conoces aquí. No entiendo la pregunta. Scusa, giocatori dell'Udinese che sono a Granada e che gli hanno parlato dell'Udinese? No, se conosce, se conosceva già dei giocatori che giocano nell'Udinese, se l'ha sentito magari parlare, che ne so, di Natale piuttosto che di Dzeko, piuttosto che di... Ah, scusa, no, se già conosce sia jugadores dell'Udinese, che per esempio has podido hablar de, te han hablado de Di Natale, de Heijo, de jugadores que están aquí. Sí, a ver, allá he compartido con mis compañeros, ya conozco a Aguirre, conozco a los sudamericanos, siempre nos tratamos de ayudar para todas las cosas. Conozco i sudamericani perché comunque tra noi c'è una collaborazione e ci aiutiamo a vicenda. Y también comparto habitación con Steve Perica. Ah, quindi comunque divido la camera con Perica. Así que nada, me han ayudado mucho a adaptarme lo más rápido posible. E mi hanno aiutato ad adattarmi il più possibile. Bene, abbiamo concluso con le domande, allora possiamo... sì, la fai tu. Vai. Volevamo sapere, perché i tifosi sono sempre curiosi, che numero hai scelto e perché. Ah, che numero... Che numero mi gusta, no? Sì. A me sempre mi gusta il 16. Me ha acompañado en toda mi carrera. El 16 siempre que me he jugado con ese número, así que esta no tiene por qué ser la excepción, siempre y cuando no tenga un compañero. Sí, es el número que me ha acompañado por toda la carrera, y quindi non vedo perché adesso non, a meno che qualche altro compagno abbia già questo numero, perché non deve accompagnarvi in questa esperienza. Sì, buongiorno, benvenuti ancora una volta a una conferenza di presentazione. Oggi andiamo a presentare Manuel Iturra, centrocampista centrale che abbiamo prelevato a titolo definitivo dal Granada con un contratto di un anno e opzione per un secondo anno. È un giocatore che riteniamo ci potrà dare una grandissima mano perché è dell'84, ha una grandissima esperienza alle spalle, ha già racimolato più di 200 partite ad altissimo livello, ha giocato in Libertadores, in Coppa del Re, in Champions League, oltre che nel massimo campionato spagnolo, cileno, e ovviamente adesso andiamo a cominciare questa avventura insieme. Ecco, quindi per me è tutto e lascio Manuel a disposizione per le vostre domande. Ciao Manuel. Hola, ¿qué tal? Hola. Stefano Giovanpietro, Udinese Channel, ti volevo chiedere perché è maturata questa scelta di venire in Italia a cambiare campionato. Perché has deciso di venire in Italia e cambiare il campionato? Bueno, desde el primer momento que se me surgió esta posibilidad de venir aquí, no lo pensé dos veces. Dalla prima volta che appunto è arrivata questa possibilità, non ci ho pensato due volte. Yo soy un jugador que necesita desafíos continuos y esto me pareció un gran reto. Mm-hmm. Así que estoy muy motivado para poder jugar lo antes posible y con unas ganas enormes de poder demostrar lo que he hecho en lo largo de mi carrera. Yo he bisogno di sfide continue e sicuramente questa è una buona opportunità per crescere e per migliorare nella mia carriera. Buongiorno signore. Buongiorno. Gomirato Gazzettino. Le tue caratteristiche, si dice che sei un giocatore che gioca basso, che gioca da centrale basso, che gioca da mezzala, eccetera, eccetera. Dica lui quali sono, si presenti, io sono il signor Manuel Iturra, gioco in questa maniera. Sì, tue caratteristiche come jugador. Ya dicen che puoi giocare in varias pero puedes presentarte y decir cuál es tu carácter. Sí.
Sí, a lo largo de mi carrera he jugado en muchas posiciones. La que más me gusta es la de volante central, la que juega. Io spero di guadagnarmi la fiducia dell'allenatore e dei miei compagni. Y por eso, imagínate, vengo solo con un año y otro con opción, entonces depende del rendimiento que tenga. Io sono qui un anno con opzione per un altro. Sì, con opzione per un anno e quindi sí. Entonces va a depender de cómo juegue para poder seguir aquí en el club o en otra parte. Sí, quindi dipenderà da come giocherò e quindi se continuare qui con l'Udinese o altrimenti se andare in un'altra società. Prima hai detto dove la posizione nella quale ti piace giocare di più. Invece ti chiedo in maniera molto umile di così delineare i tuoi punti di forza. Ti chiedo se ti consideri un giocatore più propenso alla fase di costruzione o l'interdizione, se ti reputi un giocatore veloce anche di testa. Sì, antes de existir tus características, ahora quieres saber tus puntos de fuerza. Si eres un jugador agresivo, pero también piensas que puede construir acciones o puedes hacer puede apoyar o crear situaciones. Sí, claro que sí, claro que puedo ayudar al equipo a crear situaciones. Sicuramente posso aiutare la squadra a creare delle azioni e delle situazioni. Creo que los últimos años en España he mejorado mucho esa característica. Negli ultimi anni ho migliorato molto questa caratteristica in Spagna. Así que espero poder ponerla en práctica aquí. Espero di poterla attualizzare qui all'Udinese. Buongiorno. Nel Granada con te giocava Murillo, un bel giocatore, no? I tifosi dell'Inter vogliono sapere, ma è veramente bravo questo Murillo? Può fare il salto di qualità all'Inter, che lo scorso anno aveva una difesa un po'... ma ridotta. Perché tu non sei convinto, Guido? Perché tu non sei convinto di cosa? Delle qualità di Murillo, dico, hai dei dubbi per questo? No, per me è bravo, ma vorrei che non mi senta, vorrei, lui l'ha visto, ha giocato per un anno o due, quindi Murillo è bravo o no? Sì, molto buon giocatore. Dì ai tifosi dell'Inter. è un buon giocatore. Sì, molto buon giocatore, aggressivo, molto forte nel gioco aereo. Y juega muy bien también con la bola, con la pala. Sí, es un grandísimo jugador, juega muy bien. Bravo de testa, ¿no? Sí. Que te gusta ir adelante. Pero sí, ya, Granada, scusa. Sí, pero ya aquí no estamos en Granada, aquí los referees son más selectivos, yeah. Y muy respetuosos. Sí, lo sé. Lo sé que no estoy ahí, que es otra liga, por eso te digo que tengo que aprender. A pesar de eso, creo que he mejorado mucho en esa actitud últimamente, creo que no me muestran ya tantas tarjetas. Sí, so que seguramente es un otro campeonato. Sono migliorato molto, pero espero di non avere molti cartellini. Una curiosità, lei ha chiamato il Colocho, Riccio, per quale ragione? Sí, sí. Me llaman Colocho porque cuando yo estaba en la juvenil, yo siempre tengo el pelo crespo, lo que pasa es que ahora fui a la peluquería. Y... Porque en el sector juvenil lo llamaban así porque appunto lui normalmente ha el pelo, el capello riccio. Al momento è stato dal parrucchiere, quindi ha fatto un trattamento, però normalmente ha il capello riccio. E quindi lo chiamavano così, con questo soprannome. Ciao, buongiorno, Monica Valentino di Mondo Udinese. Ti volevo chiedere, i tuoi connazionali qua hanno fatto molto bene, li conoscerai, Isla e Sanchez, gli ultimi Pizarro prima. Li hai parlato? Ti hanno detto qualcosa? Hai avuto li conosci innanzitutto? Sì, tus compañeros que pasaron aquí, que son Pizarro, Alexis, Isla, jugaron aquí. ¿Ya has podido hablar con ellos? No, la verdad que no, como no voy a la selección no tengo mucho contacto con mis compañeros. Como no sono convocato en nazionale, no ho molti contatti con loro. Así que por lo tanto no han podido hablar conmigo.
e quindi non ho potuto parlare con loro. Ciao, Simonetta d'Este, Mediaset Premium, sono qui. Volevo chiederti se sei arrivato per colmare il vuoto lasciato da Allan. Quali sono i tuoi obiettivi? Che cosa pensi di poter dare all'Udinese proprio dovendo sostituire un giocatore che è stato così importante in questi anni per l'Udinese? Sì, te convocaron estás aquí para llenar la posición de Allan. ¿Qué te parece como es un jugador que ha sido un jugador muy importante aquí? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, yo estoy muy contento de estar aquí, eso siempre es un desafío, por eso dije, es un desafío para mí. Per me è una sfida, io sono contento di essere qui. Espero poder rendir de la mejor manera, tratar de ganarme la confianza de mis compañeros y del entrenador por el delante de la defensa. Y bueno, soy un jugador que soy muy agresivo, me considero un jugador bastante táctico. Y que trata de jugar siempre el balón al pie del compañero. Sicuramente mi vengono attribuiti vari ruoli. Quello che più mi piace è il volante centrale, in quanto io sono comunque un giocatore molto aggressivo e cerco comunque di dare un aiuto alla difesa. Volante centrale ovviamente davanti alla difesa, quello basso. ¿Diciendo lo que yo estoy diciendo o está diciendo sí. otra cosa? No, no. ¿Te imaginas? No, soy un volante ofensivo, que hace muchos goles. No. Hola. Hola Manuel, Stefano Martorano, messaggero Veneto. Ti chiedo che le tue prime impressioni sulla squadra, perché hai fatto già degli allenamenti in gruppo e vorrei capire da te così, se hai già maturato un piccolo feeling con l'allenatore, le sue richieste, insomma, come le vedi, se è un compito per te posible, aunque porque en Italia un calcio muy diverso con lo español. Sí, me gustaría saber lo que piensas que te hiciste, una idea más o menos, cómo has podido empezar a ver el entrenador, a estar un poquito con el equipo. Quieren saber qué idea te hiciste, sí. Porque en Italia el campeonato es diferente. Sí, bueno, he estado poco con mis compañeros en el campo de juego, más he estado concentrado. Sono stato poco comunque sul campo, ovviamente sono stato in ritiro, quindi non ho avuto molto modo. Pero por lo que puedo ver, siempre hay una mezcla muy buena de experiencia con gente joven que quiere triunfar aquí en Europa. Quello che posso vedere è che sicuramente ci sono molti giovani che vogliono emergere, e appunto essendo qui in Europa. Sì. Y jugadores con mucha calidad, con ganas de venir a triunfar, como he dicho antes. Y giocatori con molta qualità e con la voglia sicuramente di emergere, come ho detto prima. Nicola Angeli, Udine Today. Hola Manuel. Hola. Te darás cuenta que aquí cuando se habla de jugadores pocas veces se habla de calidad. Si puedes decirnos quiénes son entre tus compañeros, lo que has visto hasta hoy, los que llevan más calidad. Y una segunda pregunta, si piensas, considerando que la Serie A es más seguida que en Chile, más seguida que la Liga, un poquito más, si con esta posibilidad puedes volver a La Roja o hasta cuándo se quedará San Paolo en el banquillo, es imposible. Gli ho chiesto chi sono i giocatori che hanno più qualità e se può tornare in nazionale o fino a quando ci sarà l'attuale commissario tecnico la vede come impossibile. Sì, bueno, creo que aquí hay bastante jugadores de calidad. No, no tendría que yo decirlo. Qui ci sono molti giocatori di qualità, non sono io a dirlo. Non sono io qui a dire chi sono i migliori. Sì, por algo están aquí. En cuanto a, obviamente la Serie A es más vista en Chile porque hay mucho más chilenos jugando aquí en la Liga, entonces yo también creo que esto es un paso adelante en mi carrera, es un equipo creo que más importante que Granada y eso obviamente me va a ayudar a lo mejor a tener una vitrina mayor. Maggiore rispetto ad essere appunto a Granada.
ci sono molti giocatori in Italia cileni, e quindi questo è un grande modo per farmi vedere. Sì, y en cuanto a la selección, pues opino, te respondo con la misma pregunta que me has hecho. Yo creo que mientras esté el entrenador, tengo muy difícil las puertas de la selección, porque... Per quanto riguarda la nazionale, io credo che di non avere molto spazio in nazionale. Porque he tenido grandes momentos a nivel individual, y pues en ningún momento he sido convocado a ningún partido, entonces ya prácticamente no me hago ilusión con ir a la selección. Sí, porque he avuto molti momenti in cui sono emerso, però comunque non sono stato convocato, e pertanto non mi illudo di essere nella rosa della nazionale. Tu ya hiciste fuiste nacional. Sí. Sí. Dino Castaldo, Calcio Friuli Venezia Giulia. Lei è molto aggressivo, è un giocatore aggressivo, si è definito così, è così, gioca davanti alla difesa, teoricamente al posto di Allan, è bravo nei contrasti, molto bravo, e però ha giocato al Watford. Lei sa che gli arbitri italiani non sono come quelli inglesi, lasciano correre. Lei dovrà stare molto attento alle munizioni e alle espulsioni.